le sedute del 26 e 28 giugno. Consiglio aperto sull'Europa. Per la macro regione alpina. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 3 luglio l'Aula ha votato gli ordini del giorno collegati al disegno di legge di riordino del settore dell'Information and Communication Technology. L'Assemblea ha poi approvato l'ampliamento dell'ambito territoriale di inchiesta della Commissione sulla gestione urbanistica. Poi l'Ufficio di Presidenza e l'Assessore Trasporti hanno incontrato una delegazione di lavoratori ex Wagon Lead sulle problematiche occupazionali legate ai treni notte. Il 26 giugno il Consiglio regionale ha commemorato l'appuntato scelto dei carabinieri Emanuele Brai, morto in Afghanistan, ed ha poi approvato all'unanimità lo stanziamento proposto dal Comitato di Solidarietà di 100.000 euro per i terremotati dell'Emilia. Dopo la votazione, per inviare in commissione redigente il provvedimento di riordino dell'ICT, l'Assemblea ha iniziato l'esame degli ordini del giorno collegati. Prima della seduta, l'Ufficio di Presidenza e l'Assessore alle aree protette hanno incontrato una delegazione di dipendenti dei parchi per discutere sui salari e sul futuro dei lavoratori. Il 28 giugno l'Assemblea ha svolto una sessione straordinaria sulla macro regione alpina e il 2 luglio si è riunito in seduta aperta sull'Europa.